Carissimi amici della Prenotomia, buon estate. Mi scuso subito, faccio veloce, se non sono riuscito a farvi gli auguri di Ferragosto. Con una mano tengo ferma la ventosa perché purtroppo in montagna, usandola poco, anzi quasi niente, si è un po' seccata, quindi cade tutto, il telefonino che non è comunque dei più economici. Mi scuso anche, mi spiace se non sono riuscito a... anche se tanta gente, non lo sto dicendo per... questi sono occhiali cinesi, ve lo so farvi vedere, non volevo fare in Italia qualcuno. Sono cinesi perché il cane, che è la causa per la quale io non sono al mare, perché ogni tanto io le ferie le divido, no? Mare e montagna. Il cane non è ancora nato in calore, quindi le pensioni non lo tengono, il terzo cane, non tre. E quindi siamo qua felicissimi, non c'è problema, la nostra seconda casa, la nostra forse è la casa a cui siamo più affezionati, quindi non, e poi il posto è bellissimo, quindi non mi lamento, ecco, diciamo così. Anzi, con Torino sembra una forno una pizza, quindi qua si sta benissimo, si dorme benissimo, insomma. Allora, quindi mi scuso anche se non sono riuscito a portare avanti quel progetto di ripresa dei video, ma perché purtroppo l'appello agli amici, fornitori, produttori, quel che l'è, non è andato in porto del tutto. Cioè, molti mi hanno all'inizio mandato qualcosa e li ringrazio tantissimo, tantissimo, ma non sufficientemente per poter coprire programmare una serie di video razionale, cioè non so, 2 video al mese, 4 video al mese. Ora, io ho anche pensato di chiedere a voi 1 euro al mese per chi vuole metterli, ma non perché io voglio arricchirmi, io non ho mai preso 1 euro da questa roba qua, davvero, cioè non... però mi sembrava, poi ditemi anche voi, mi sembra una cosa un po'... Chiaro che se io, per dire, su tutti i follower che ho, riuscissi a recuperare 100 euro al mese, per dire, mi comprerei esclusivamente prodotti e li recensirei. Però, più magari qualche produttore mi dia qualcosa, però veramente non è mai stato nel mio DNA quello di chiedere qualcosa a qualcuno, quindi non so neanche se fiscalmente sia corretto, quindi... Perché ho gli occhiali, non per imitare altri celebri tonsori o altro, ma perché siccome il cane più piccolo è terribile, mangia occhiali a tradimento, e avevo occhiali da 300-400 euro che sono stati distrutti, ho deciso di prendere questi qua da su Amazon a 16 euro, che sono imitazioni di Tom Ford da 400, non saranno la stessa cosa, ma svolgono la loro porca funzione. Quando me li mangia io non faccio altro da cambiare le lenti, che sono lenti da vista, e diciamo che non vado in malora. Tanto per farvi ridere un po', no? E farvi capire cosa vuol dire avere un cane cucciolo. Io ho 3, non cuccioli, però. Uno di 10 anni che però sta benissimo, si chiama Trevor. Gypsy, che è il pitbull Red Noise, 3 anni quasi. E Cookie, la nuova arrivata, che ha 7 mesi, 8 mesi, se non mi ricordo più, che è terribile. Cookie the Storm l'abbiamo chiamata. Quindi il discorso dei video è legato, come tutti gli youtuber, perché io ho parlato anche con altri youtuber che fanno di tutt'altro, ma addirittura non c'è nessuno che non ha un, come dire... Alcuni guadagnano, cosa che io non voglio fare, perché non è il mio lavoro fare il... Poi non voglio fare il piazzista, io voglio recensire solo cose che mi piacciono. Piuttosto non le recensisco. Però non posso nemmeno pagare tutto io, perché è assurdo, lo capirete. Cioè non... Cioè all'inizio, che ero matto, mi trovavo facendo poi il bilancio con addirittura delle volte 1.000 euro al mese di tra rasoi, saponi. Poi vi dico, ho portato in montagna nel 2019 una 20ina di saponi e ho finito 3. Ecco, per farvi capire che cosa faccio, mi compro ancora roba, non ha senso. Soluzione, io avrei piacere di fare video, mi fa piacere quando per strada la gente mi riconosce qua, in un paesino di 300 anime. In due mi hanno riconosciuto, mi hanno detto, ma sei tu, perché tra l'altro ho vinto, se andate a vedere sulla mia pagina Facebook, un concorso fotografico, e quando hanno detto il mio nome uno fa, ma è quello della barba, ecco, per far capire che fa piacere, no? Cioè, ognuno di noi è un po' vanitoso, cioè, fa piacere anche sapere di aver lasciato qualcosa. Allora, comunque,
soluzioni per fare video in come dire, in l'avete capito, insomma, non ne ho. Ho proposte, ho idee, ma questo vanno valutate, insomma, anche perché io non sono il tipo che ha mai guadagnato un euro, non ne lavoro un altro, quindi non voglio neanche farlo, cioè, quindi voglio capire se poi, se io dovessi mettere, non so, chiedere una donazione di 1 euro al mese, non di più, chiaramente, magari mi mandate a quel paese, però voglio dire, se fiscalmente è compatibile, se si può fare, se avesse un ritorno, se i produttori magari hanno cambiato idea e vogliono mandare il materiale. Vediamo, vediamo. Però oggi volevo farvi gli auguri con una sbarbata. Visto che tanti mi hanno chiesto, facciamola, no? E cosa useremo? Useremo prodotti di amici, produttori, che io omaggio oggi con questa rasatura. Premetto, non ho prodotti di Godfellas Smile, perché in montagna non li ho portati, ma sappiate, amici bergamaschi, che come se, è come se. Allora, innanzitutto il rasoio, anzi, partiamo dalle lamette. Oggi ho deciso di usare una lametta che io, come sapete, ritengo la più efficace su di me. La classica Astra Bleu, come dicono i francesi. La classica. E dove la montiamo? Qual è il rasoio delle grandi occasioni? Quello che io uso a Natale, a Capodanno, che usavo? Quello. Io ne ho venduti tanti rasoi, ma di questo non ne prenderei mai. Mai. Anzi, se ne trovassi un altro in condizioni migliori, perché questo l'ho dovuto un po' aggiustare. Il Mercury Future, signori, questo è un capolavoro dell'ingegneria tedesca, sottovalutato, pesante. Già settato, faccio una cosa che non dovete fare a casa. Però aprirlo. E per chiuderlo. Mi scuso per la luce che vedo che fa un po' di aloni, ma purtroppo qua è così, cioè non sono a Torino. E questo lo mettiamo da parte. Sciacquiamo un attimo il viso. L'acqua del boiler qua è molto calda, quindi basta avanzare una sciacquata. Iniziamo con questi prodotti di amici. Più che produttori, amici in questo caso, come anche i fratelli Donghi, ma non ho in questo caso prodotti loro, perché sono in montagna e non li ho portati. Per la serie i saponi vecchi non funzionano, che è una gran balla. Donato, guarda un po' cosa ti tiro fuori. Shantala, edizione limitata che Donato fece non so quanti secoli fa, per il 2017, c'è scritto. Oh, sono quasi 10 anni, ragazzi, sono 7 anni, no, quasi 7 anni. Per Forafetide, non so se esiste ancora questo gruppo. Sapone che si è conservato benissimo, che io ho usato 2 giorni fa per provarlo, per vedere se, perché non volevo fare la figura di quello che poi il sapone non funziona. E non trovo più il pennello, eccolo qua. E con cosa lo utilizzeremo? Lo utilizzeremo con un pennellone che l'amico Marco Rinaldi mi ha omaggiato, cioè mi ha fatto l'onore di poter acquistare. Eccolo qua. Skull giallo, e il colore giallo mi fa molto piacere, chi deve sapere sa, ma a differenza di quel giallo, questo ha il maialazzo irsuto. Oh, io l'ho tenuto una notte a bagno e quando l'ho tirato fuori dall'acqua, il maiale mi ha guardato, come dire, e quindi? Allora, noi andiamo a bagnarlo, tanto non serve a niente perché il risultato è, il risultato resta, e resta, e a montare, adesso io bagno un po' scivolose, a montare questo Chantala, dove vedrete che sembra
acquistato ieri. Guardate, guardate. Pensate che quando lo acquistai era l'ultimo che Donato aveva in bottega. Guardate quanto già ne ho. Però io ho in 7 anni. Poi è vero che non lo uso tutti i giorni, neanche ogni due, però. Il maiale irsuto fa egregiamente il suo mestiere anche con uno scrub. Ecco qua. Adesso lo poso e facciamo la prima passata. Mamma mia come brucia l'acqua qui. Ecco, importante, io lascio acceso un po' l'acqua solo perché sennò poi non si scalda più. Molto importante. Ecco, faccio casino, perché non sono chiaramente a casa mia, quindi anche la gestione del rubinetto diventa problematica. Non so se si gira a destra, a sinistra, sud o centro, se acqua calda o acqua fredda, non so niente. È un casino, scusatemi l'imbarazzo del momento, ma veramente... Ecco, forse ho trovato la chiave di tutto. Chiudere qua, perfetto. Allora... Asciugatevi sempre le mani prima di iniziare la rasatura, perché poi se vi scivola il rasoio sono problemi. Allora, Mercur Vision, capolavoro dell'ingegneria, non compreso, e probabilmente fatto anche con materiali sbagliati forse. Guardate come porta via la barba in 2 giorni, a 3 regolato praticamente a metà. Questo rade, lo laviamo, togliamo i residui. Tanto con quest'acqua bollente non c'è pericolo. Purtroppo il pennello è stato bagnato, quindi devo rifare un montaggio perché era pieno di sapone, ma è stato bagnato cadendo nel lavandino. Vedete anche la maneggevolezza. È un rasoio che non è stato capito a suo tempo. Costava anche caro, eh. Costava 120.000 lire quando un Fatip ne costava 15. È chiaro che, non essendoci ancora, tra virgolette, la tendenza al rasoio tradizionale, comodo anche nei punti delicati, eh? Poi ci scapperà il red point, però il rasoio delle grandi occasioni. Allora, qui siamo a posto. Risciacquiamo il rasoio e ridiamo un attimo di sapone al pennello, perché cadendo in acqua ho dovuto lavarlo, perché sennò diventava un paciugo. La vedete? Guardate che roba, subito. Alla faccia dei saponi vecchi che non vanno, no? Più liquida questa rasatura, questa insaponatura chiaramente, perché ormai la pelle è rasata, di fatto. Ora noi andiamo a fare un contrapelo / pelo obliquo, scorrevole. Ecco qua, quindi iniziamo mentre il sapone si accarezza la pelle, la nutre,
io inizio a dare una pulita ai miei strumenti, in modo che poi facciamo in fretta. Allora, iniziamo così. Un bel più obliquo, diciamo perpendicolare. Però il mio contropelo è questo, ragazzi. Non è che lo faccio per fare show. Invece sotto è diverso. Vedete come va anche negli angoli. Sotto, passate lunghe, ben distese. Un attimo di pulizia. Il red point è arrivato, come avete visto, ma pazienza. Come dicevo sempre e come dicono in tanti, il red point non è un problema. L'irritazione è un errore, non il red point. E questa è una stupidaggine proprio, non è. Come vi ricordate, io prendo una carica di aspirina per le mie emicranie, al quale il medico ha aggiunto un leggero antiepilettico, perché c'è anche l'ipotesi che certe emicranie derivino da problemi elettrici cerebrali, quindi sono rincoglionito, avete capito, no? Allora, una bella sciacquata d'acqua fredda di montagna, che il gusto ci guadagna. E direi che la rasatura è perfetta. A parte questo red point che non c'è già più, perché era leggerissimo, ma in un poretto. E quindi abbiamo usato Exo Cosmesi e Marco Rinaldi, che è amico nostro del Don, ma non Exo Cosmesi, Marco Rinaldi. E poi abbiamo usato il mio mito, concedetemelo, Rasoio delle Grandi Occasioni, che alcuni detestano, io amo. Adesso togliamo la lama, che però in questo caso così, e la andiamo a riporre nella vaschetta, come dice la pubblicità. Chiudiamo, l'ho già lavato, poi lo laverò meglio, lo asciugherò meglio chiaramente, ma non vi faccio perdere tempo e andiamo a mettere applicare l'after shave. Cosa applichiamo? Ma io oggi voglio stare delicato, voglio stare Beatrice, Bruno Iepariello, altro grande amico, rasatura tradizionale toscana, Toscana Factory Lab, prodotto molto ben riuscito da Beatrice. Io ho la prima versione, ma noto anche qua orientaleggianti, ispirato a un eccezionale profumo di nicchia, fatto molto bene, tant'è vero che viene voglia di, tra l'altro anche bella copertina di questa ragazza, molto delicata, molto una bellezza non volgare, una bellezza Beatrice, come Dante la descrive, insomma.
che bello, non brucia, quindi vuol dire che la rasatura è andata molto bene. Non me la sto tirando, però è vero. E niente, direi che siamo a posto, abbiamo fatto tutto quanto, ricapitoliamo un po' cosa abbiamo usato. Per la serie i saponi vecchi non vanno bene, guardate che risulta da con Chantal, 2017, ed è ancora qua, come dice Vasco, e siamo ancora qua. Poi abbiamo usato come rasoio il mio eroe, Mercur Future, come lametta Astra Blu, che sono le mie ormai lame, diciamo, d'ordinanza. Poi ad esempio amo anche molto le trite, le Dura Sharp, per dire, le Rapira, però Astra Blu è su un livello superiore secondo me. Che dire, non c'è più niente da fare, nel senso di da mettere. Stavo pensando se ho qualche idratante, ma non ce l'ho, quindi va bene così. Io vi ringrazio veramente tanto per le dimostrazioni di affetto che mi avete dato in questo anno. Spero, e datemi anche voi dei consigli. Io non premetto che non voglio guadagnarci un euro, ma non posso neanche perderci, quindi il discorso è molto semplice. Mi riappello ai produttori che volessero avere una vetrina, ma onesta, intellettualmente onesta, quindi io le cose che non mi piacciono non le recensisco. Non sono maleducato da dire questo fa schifo, però non sono neanche così ruffiano a recensire una cosa che non mi piace, proponendola a voi, perché vi bidonerei. Se in futuro si potrà fare dei video sostenibili, io sarò a disposizione, mi diverte anche molto. Se non si potranno fare, ogni tanto ci vedremo per gli auguri, così come oggi, che mi ha fatto un po' una rasatura celebrativa, no? Ecco, diciamo così. Mi scuso per il ritardo degli auguri di nuovo, ma veramente non ce l'ho fatta per fare questo video, e ve lo propino adesso, sperando che sia di vostro gradimento. Quindi buona estate, buon Ferragosto in ritardo, spero che molti di voi siano ancora in vacanza, chi non lo è, buon lavoro, chi deve ancora andare, ovviamente un augurio, e mi raccomando, sempre e comunque, buona barba a tutti.